Ragazzi, ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Spero di sì. Ho fatto un nuovo acquisto qui in cucina. Ho comprato all'IKEA questo coltello, il nome è questo qua, non so bene come si pronunci, e è un buon coltello. Costa 10 euro, una roba proprio popolare, però è fatto molto bene, devo dire. È di acciaio bello pesante, è anche ben bilanciato, ha un bel manico in gomma, come si può dire, che ha un bel grip, è parecchio affilato e ecco, è di dimensioni più piccole di, io ne ho un altro, un Santoku appunto, questo è il tipo di forma di questa lama, è un po' più lungo. Questo qui è un po' più piccolino e direi che è proprio adatto per fare ricette che non richiedano, diciamo, lavorazioni particolari. Ecco. Voglio fare una ricetta che avevo fatto tanto tempo fa. Praticamente la ricetta prevedeva, come posso dire, come ingrediente le aringhe affumicate, quindi sono aringhe affumicate marinate con una salsina un po' particolare. Io adesso le aringhe non le ho trovate e avevo sotto mano questo filetto di trota anche lui è leggermente affumicato, buono. Niente, ci serve praticamente una cipollina bianca che però probabilmente non userò tutta, dello yogurt bianco magro, oddio magro, si può prendere anche quello normale, però deve essere bianco senza ovviamente senza frutta e non zuccherato e il più acido possibile. Questo perché l'acido dello yogurt servirà per marinare, si è inceppata la lingua, per marinare il pesce. Panna, io ho preso una panna senza lattosio perché sono, insomma, sono intollerante. Erba cipollina, la cipolla mi sembra l'ho già detta, probabilmente una metà, e aneto, questa erba qua. Sarebbe meglio fresca, come quella lì, però non ce l'avevo. Se non si trova, si potrebbero usare anche i ciuffi dei finocchi, cioè quella barbetta verde che è attaccata ai finocchi. Ecco, serve per dare questo sapore. Come correttore di acidità, qui non ce l'ho, ma dopo lo vado a prendere in frigo, eventualmente un cucchiaio di succo di limone limpido, cioè privato come si può dire, di quello che possono essere i residui della spremitura, insomma, ecco, se spremo il limone qualche pezzettino di frutto cade giù, ecco, va filtrato e usato così. In più, praticamente, per poi contenere il tutto e lasciar marinare la cosa, un vaso. Questo è un vaso normalissimo, ho finito i sottaceti, l'ho lavato, pulito ben bene, sterilizzato, insomma, sotto l'acqua bella bollente, ripassato, lasciato asciugare. Non deve contenere acqua perché l'acqua dopo magari potrebbe dar fastidio come dire, al contenuto. Ecco. Adesso preparo le cose e vediamo un attimo come procedere. Ok, ho lavato e asciugato l'erba cipollina, l'ho pulita, ho pulito le cipolle. E adesso le trito e dopo praticamente le mischierò con lo yogurt e la panna. Penso che si possa fare direttamente nel vaso, se no, vabbè, prenderò una ciotolina e faccio il mix. Allora, vediamo un attimo come fare. E le cipolle vanno tagliate a dadini piuttosto grossini, grossolani, diciamo, ecco. Quindi praticamente farò
taglio in questo modo, poi questa è una cipolla bianca, quindi è diciamo abbastanza dolce come consistenza per non caricare troppo, diciamo, il preparato. Questo pezzo qui è rimasto intero, allora, togliamo un pochettino così. Devono venire, diciamo, dei cubetti, ecco, cioè quindi non tritata proprio fine fine, ma con questa cubettatura. Ecco. Quindi la cipolla è a posto, dovrebbe bastare perché è per un filetto solo, quindi ora proviamo l'erba cipollina, anche questa non proprio finissima. Sono pronte, manca l'aneto, che quello ce l'ho in polvere, poi dopo lo userò. Quindi adesso devo mischiare ben bene queste con lo yogurt e la panna. Quindi le erbe sono dentro nel vasetto, si unirò lo yogurt e la panna in uguale misura, cioè praticamente metà e metà, tenendo conto che comunque il preparato deve essere acidulo, quindi magari un pelo meno di panna. Ecco. Poi dopo devo metterci il pesce, quindi prima però preparo la salsina perché non mescolerò la salsina con dentro il pesce, se no si spappola, insomma, ecco. Dopo il tutto va infilato in frigorifero e lasciato riposare almeno 24 ore. Quindi procedo versando lo yogurt, che ricordo deve essere il più acido che si possa trovare. Poi praticamente, adesso qua devo aprire il barattolo, ma insomma userò lo stesso vasetto dello yogurt per fare la misura della panna da aggiungere. Ecco, allora un attimo che poso tutto qua, perché il barattolo con una mano sola non riesco ad aprirlo. Quindi a questo punto, come dicevo, adesso ho preparato la panna, vediamo se riesco a prendere un cucchiaino qua, eccolo. Allora, ho usato il bicchierino dello yogurt per prendere più o meno la stessa quantità di panna da mettere nel vasetto. Poi metterò anche quei pezzettini che sono buoni. Devo aggiungere, come abbiamo detto, l'aneto. Andrò un po' a spanne perché questo è secco, bisognerebbe metterlo, come dicevo, fresco. Quindi diciamo che ne metto circa un cucchiaino abbondante, via. Mentre quello fresco più o meno nella stessa quantità dell'erba cipollina. Cos'altro? Ecco appunto, come dicevo prima, aggiungo un po', diciamo più o meno un cucchiaio di succo di limone. Eccolo. Per aumentare l'acidità di questa salsina e mescolo ben bene. Il profumo è già buono, eh?
Questa salsina può essere utilizzata anche da sola, per esempio per condire delle patate lesse, e in effetti il piatto, che è un piatto svedese, la preparazione di questa salsa, adesso il nome più o meno suona come Sylgrazvil o qualcosa del genere, prevede appunto aringhe affumicate, questa è salsina, quindi le aringhe marinate in questa salsina, e un contorno di patate lesse. Adesso preparo la trota e poi la metto dentro. Ecco, il pesce andrebbe tagliato a bocconcini, tipo un paio di centimetri per pezzetto. Ecco. La presenza di qualche lischetta qui non dovrebbero essercene, comunque al limite se si vedono si tolgono. Il limone e l'acidità della salsa dovrebbe comunque, anche se ci fosse qualche rischina, però insomma diciamo fare attenzione al limite quando si mangia. Quindi ho preparato dei bocconcini, li vado a inserire dentro al mio vasetto. Le aringhe sono un po' più consistenti come posso dire, come carne, quindi si sbriciolano meno, rimangono più consolidate e sarebbero appunto la cosa giusta. Ripeto, anche con la trota penso, sinceramente, è la prima volta che lo faccio con la trota e penso che dovrebbe venire bene. Ugualmente anche se il sapore della trota affumicata è più delicato rispetto a quello delle aringhe, quindi poi vedrò cosa ne esce. Ecco, quindi a questo punto ho il mio vasetto con all'interno la salsina e il pesce, lo giro ma proprio delicatissimamente perché appunto la trota è molto delicata e mi andrebbe tutta spappolata. Ecco, devo comunque fare in modo che la carne del pesce sia ben avvolta la salsa, che poi io diciamo ho fatto tutto sto giro con yogurt e panna, comunque in effetti si trova anche già pronta questo miscuglio, si chiama panna acida. Vabbè, io l'ho presa così perché appunto la panna non la posso mangiare intera, e ecco adesso il pesce lì. Praticamente io gli metto il tappo perché poi lo metto in frigorifero giusto come protezione, ma credo che, cioè, può andare bene anche un celofan in modo che non entri batteri e cose. E niente, adesso lo metto in frigorifero, non molto al freddo, cioè diciamo non proprio nella parte bassa bassa del frigorifero, perché i fermenti dello yogurt devono mangiare, tra virgolette, gli zuccheri della panna e appunto dare questo, produrre acidità e nel contempo cuocere anche il pesce, cuocere, tra virgolette, il pesce che è all'interno, così come il succo del limone che ho messo prima, fa il suo lavoro. Quindi questo lo rivedrò domani. Ciao!